Siamo qui con Elena Starace e Silvestro Marino, rispettivamente attrice nel corto La Condanna dell'Essere e produttore del corto La Condanna dell'Essere. Elena, tu hai già recitato anche in altre in fiction molto conosciute, come per esempio Un posto al sole, e hai avuto anche una parte in Gomorra. Dici qualcosa riguardo a questo corto molto particolare di cui abbiamo parlato prima con Massimiliano e con Adriano. Corto di Adriano Morelli. Adriano ha una maniera di raccontare molto onesta, senza filtri, e nel corto si vede, e si è messo in gioco totalmente, ha deciso di lavorare anche alla scrittura, ha avuto fiducia, essendo così giovane, da parte di Silvestro Marino, che è stato il produttore. Avere fiducia è dura, infatti, è per un ragazzo così giovane, le prime armi, ma molto, che ha delle bellissime intuizioni e ama le storie, molto attento ed attento anche ai particolari, cosa che mi è piaciuta quando ho letto e ho visto dopo il corto. Ce n'è un altro in uscita, sempre di Adriano Morelli, ce n'è un altro in preparazione al quale io collaboro alla scrittura, quindi in bocca al lupo ad Adriano e a tutti noi che siamo la sua squadra. Grazie. Silvestre Marino, il produttore Silvestro Marino, pardon. Che cosa l'ha spinta a credere in questo progetto di Adriano? Allora, io lessi il progetto e mi spinse veramente la volontà di Adriano nel seguirlo e nello scrivere, insomma, tutto il progetto, perché poi seguì la sceneggiatura dall'inizio, dalla prima stesura fino alla fine. Quindi, alla millesima stesura. È molto pignolo. Quindi vidi proprio come la seguiva e la voglia di farla, e quindi ho creduto molto in Adriano, e infatti gli ho prodotto anche il secondo, come e gli produrrò anche il terzo. Che poi ci sarà. Poi vabbè, ci sarà anche un altro cortometraggio che invece vedrà appunto Elena qui di fianco a me, quindi insomma ripartiamo la campagna, riparte con tutti i giovani che non devono aspettare i 50 anni, i 40 anni per partire nel mondo del cinema. Quindi io credo molto nella nuova linfa, e c'è tanta linfa in Italia e in Campania, nel caso nostro. Grazie, complimenti per aver avuto fiducia e per questa sua idea così aperta rispetto ai giovani, perché in effetti hanno bisogno di qualcuno che li spinga. E vengono sempre messi da parte, è vero, ha ragione. Dopo tanti altri, no, ma c'è quello. È vero, perché parliamoci, è più facile fare soldi con gente già fermata, conosciuta, cioè, certo. Non è che ci prendiamo in giro, certo, con altri, con paradoni o altro. Invece, giovani talenti è più difficile, ci vogliono anni, però si devono man mano bisogno affermare, però ci sono ragazzi veramente che valgono tanto, e uno di questi è Adriano. Grazie tanto, in bocca al lupo. E come attore Massimiliano, per me quest'anno doveva vincere la statuetta, non ce l'ha fatta, però l'anno prossimo. Di nuovo. Grazie tanto. Grazie.